Se ciascuno fa qualcosa, allora insieme possiamo fare molto. Questa è la frase con cui termina il messaggio della cooperativa Ethnos all'interno di un post sul suo profilo social, in cui invita tutti all'umanità, alla dignità, all'amore fraterno e fa una vera e propria chiamata all'azione per prepararsi all'accoglienza dei profughi ucraini che fuggono dai luoghi di guerra. C'è già un'abitazione messa a disposizione e chiedono una mano d'aiuto a chi potrà contribuire per arredare e rendere più confortevole gli ambienti. È davvero emozionante ricevere così tanti supporti dopo una semplice comunicazione. Questa è la bellezza della nostra città, della comunità solidale, di chi immediatamente si mette a disposizione quando di fronte c'è un'emergenza da affrontare. È proprio questa un po' la casa che noi stiamo destinando come cooperativa Ethnos per l'accoglienza di donne e bambini ucraini. La stiamo facendo esclusivamente per loro, per dare la possibilità appunto di avere anche una propria privacy, un proprio ambiente, anche sereno, per potersi un po' riprendere dai duri colpi subiti. Ma ripeto, è emozionante il calore che stiamo ricevendo. Non c'è una gara di solidarietà a chi può dare oppure a mettere a disposizione le proprie abitazioni per poter creare una vera e propria accoglienza diffusa. Ed è proprio secondo noi questo il modello migliore, quello di pensare ad un'accoglienza diffusa che eviti degli insediamenti, tra virgolette, eccessivi in un'unica struttura, ma possa invece essere distribuita in maniera opportuna e anche dignitosa in piccole abitazioni e in piccole realtà. Grazie davvero a chi sta contribuendo e a chi lo farà nei prossimi giorni, perché questa è davvero la più bella risposta che si può dare a chi la guerra la fa per distruggere. E noi stiamo lavorando per la pace e per l'accoglienza. Chi vorrà potrà contribuire mettendosi in contatto con il numero diretto della cooperativa allo 0934 591313 o attraverso il sito cooperativaethnos.it.